Gesù modella in obbedienza della legge. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Giovanni, capitolo 15, versetto 10. La legge di Dio è l'unico vero modello di perfezione morale. Tale legge è stata testimoniata nella vita di Cristo. Egli dice: io ho osservato i comandamenti del Padre mio. La legge esprime il pensiero di Dio. Quando noi la riceviamo in Cristo, essa conquista il nostro pensiero, ci innalza al di sopra dei desideri e delle tendenze della nostra natura, al di sopra delle tentazioni del peccato. Dio vuole che siamo felici e ci ha dato i precetti della sua legge perché ubbidendo ad essi proviamo gioia. Gli angeli dalla nascita di Gesù cantavano: Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Luca, capitolo 2, versetto 14. Essi enunciavano i principi di quella legge che era venuto a celebrare e a glorificare. Gesù ha detto: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Matteo, capitolo 5, versetto 18. Il sole che brilla nei cieli e la terra su cui viviamo sono i testimoni di Dio che la sua legge è immutabile ed eterna. Anche se si sparissero, i precetti divini sussisterebbero. È più facile che passino cielo e terra anziché cadere un solo apice della legge. Luca, capitolo 16, versetto 17. Siccome la legge del Signore è perfetta, Salmo, capitolo 19, versetto 7, ogni suo cambiamento è un errore. Cristo condanna tutti quelli che trasgrediscono i comandamenti di Dio e insegnano agli altri a fare la stessa cosa. La vita di obbedienza del Salvatore soddisfaceva le esigenze della legge e dimostrò che questa obbedienza produce un carattere eccellente. Tutti quelli che obbediscono come egli ha fatto testimoniano che la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Romani, capitolo 7, versetto 12. Quando attraverso la fede in Gesù Cristo l'uomo fa il meglio delle sue capacità e cerca di seguire la via del Signore obbedendo ai 10 comandamenti, la perfezione di Cristo è imputata a coprire la trasgressione del pentito e dell'anima obbediente.